Benvenuti e bentornati a tutti, paladini, bentornati sul mio canale ed eccoci qua con il gameplay di Life is Strange Before the Storm. L'ultima volta eravamo rimasti qua che ci dovevamo svuotare l'armadietto perché ci avevano espulsi nonostante io avessi provato a salvarmi dando la colpa a Rachel. Comunque vediamo adesso cosa c'è. Love how every time someone tells me how much potential I have, it's right before saying how I'm wasting it all. Oddio, chimica, io chimica la odio. Verifica di chimica 17 gennaio, 4. Chloe, se non inizi ad impegnarti di più, dovrò bocciarti. Ultimamente i tuoi risultati non rispecchiano tutto il potenziale che vedo in te. So che sei capace di fare molto meglio di così. Io la butto via la verifica. Perché è andata malissimo. Poi vediamo la foto del gattino. Dad got Bongo from the rescue shelter. Then he got run over by a car. Moral of the story, no one's ever really rescued. Ok, la prendiamo, la foto del gatto, perché è carino. Almeno ci ricorda qualcuno. Vediamo l'astuccio. Trusty keeper of my graffiti pens. You've served me well. Andiamo I qua, cosa... had big plans for adding to this collage. Oh well. Beh, almeno chi prende questo armadietto ce l'ha bello decorato. Vediamo le scritte. Wonder who will grace this space after me. Fermiamo. Giustamente. Così almeno sapranno che questo è l'armadietto della leggendaria Chloe. Il libro di chimica. Maybe Cam was the class I hated the least. Al contrario di me, insomma. Cosa controlli? If Chloe leaves Blackwell at 11 a.m., going 100 miles per hour, how long will it take her to get as far away as fucking possible? Buttiamo via anche il libro di geometria. Ma smetti di guardarmi, non è che sto facendo, non è che sto spacciando droga, eh. Inglese, lo butto via direttamente. Absolutely, positively the best concert of 2008. Too bad it's time to go. Andiamo di leggerlo, cosa ci dice Metal semplicemente, quindi nulla di interessante, lo buttiamo via direttamente. Anche se non capisco perché deve buttarlo via e non se lo può mettere in tasca. Lì c'è la Finally, droga, no? what I actually came here for. Tiriamo fuori la cannetta! Dal muro. E questo qua spaventa di Jackpot. nulla. Wait. What the hell? Damn Cosa it, sta Tristan. trovando? Oddio. Chloe, io ho preso in prestito la tua roba, sono tempi bui, ma giuro, in maiuscolo proprio ho detto con molta enfasi, giuro che te la restituisco settimana prossima, Justin. Accidenti a te, Justin. Se ti vedo ti tiro un pugno. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me. Sì, ma io vorrei capire che fine ha fatto Bathroom. lui. Magari Getting out? lo... Cool? Questo lo scopriremo Okay. nel But corso try and della make it storia. fast, Perché will you? se vi ricordate in Life is Strange, come si chiama? Il coglionnello che fa il custode. Vediamoci un po' di musica di Life is Strange, che è bellissima. Quando ti prende l'ira funesta. Twisted up and
There will be consequences sembra una cosa che ti scrive sempre, questa azione avrà delle conseguenze. Uno, un lavandino si spacca, secondo me. Episodio 2, il mondo nuovo. Spero che questa canzone non sia protetta dal copyright, altrimenti me la leva, però è brutto giocare a Life is Strange senza musica. Chi è Victoria? Però era ben brutta. A 16 anni. O è diventata tutta figa in una botta oppure non lo so. Io spero che questa serie vi piaccia perché l'avevo lasciata a metà lì, ferma, non so quanto tempo fa, magari vi siete disinteressati, però io ve la riporto perché ormai la serie è iniziata, come sapete io le cose non le lascio a Later, metà. Skip. Later. Prima di certo potrò parlare con qualcun Looks like altro. David's here. Vediamo il messaggio di Rachel. Saliamo, 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 saliamo. Sì, però smettila di scrivere Rachel. Allora, vediamo dov'è la cima. Sono riuscito ad entrare in casa senza farmi beccare dai miei. Figo. Sei nata per fare la spia. Sai saltare giù dai treni in corsa e roba così. Cavoli, saremo una squadra fantastica. Nessun visore cattivo, sarà mai più al sicuro con te nei paraggi. XD, proprio si vede che è del 2010 perché l'XD non lo usa quasi più nessuno. E tu ti infiltrerai ovunque facendo finta di svenire. LOL, è stata una giornata indimenticabile. Alcune cose hanno fatto schifo. Già. Sai cos'è che non fa schifo? Cosa? Tu. Anche tu non fai schifo, lo so. Andiamo a dormire, domani mattina abbiamo Wells. Vero, colpa mia, ne è valsa la pena. Maledetto Wells, che riunione di stramerda. Tu sei proprio strana. Sembra uno scioglilingua. Parla per te, ci vendicheremo. Mamma ha scritto due messaggi. Intanto, peggio di me che non rispondo mai. Comunque, allora, vediamo. Questi, se non sbaglio, avevamo già letti. Mi hanno chiamata da scuola, credo che tu sappia perché. Domani dobbiamo andare dal preside Wells. Devi sforzarti di più. Chloe? Chloe? Chloe Elizabeth Price. Proprio come nei film americani che ti dicono tutto il nome completo per dimostrare tutto il loro disappunto. Puoi ignorarmi quanto vuoi, ma la pagherai cara quando arrivi a casa. Chloe, hai sentito di quell'incendio? Scrivimi così non mi preoccupo. Chloe, tutto ok? Per favore, Chloe. Sto bene. Oh, grazie al cielo. Vedi di tornare presto. Domani c'è la riunione. Ancora, Chloe? Veramente? Non so più cosa fare con te. Chiamo Elliot, che è quello che aveva frenzonato, se non sbaglio. Merda! Hai visto l'SMS di Wells sull'incendio? Tutto k? Sì, tu? Sì, sn in stanza. Usciamo da la tempesta? Avvisici, Fabio, non so cosa sia. Aggiornamento incendio. Corpo forestale dell'Arcadia Bay. Questo sì, è la protezione civile. Perché ho il numero di Wells? Gentili membri della comunità della Blackwell, un incendio piuttosto esteso è stato recentemente avvistato nei pressi del Parco Nazionale di Culmination. Per ora il Corpo Forestale di Arcadia Bay non ritiene che sia necessario evacuare il campus, dato che la Blackwell non si trova all'interno dell'area interessata, né tantomeno sulla traiettoria prevista dall'incendio. Siate prudenti, scusatemi, quando effettuate spostamenti da e verso il campus. Ho chiesto alla facoltà e allo staff di ignorare i requisiti di puntualità per le attività sportive ed extracurricolari di questo fine settimana. Awesome. Andiamo a parlare con... Oddio, forse ho il joystick troppo sensibile. Vediamo questo cos'è. Mi Max would have loved this shit. sarebbe piaciuto un sacco questa roba. Cos'è? Accademia Blackwell, il futuro ha bisogno di eccellenze. Ah, è la giornata quella delle eccellenze, no? Quella...
sì, Arte 301, quella che su cui si basava tutta la storia di Life is Strange.